Salve, ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo e nuovissimo video. Oggi, come avete letto anche dal titolo, andremo a fare il test e l'unboxing di questa bellissima autodiagnosi della King Bolen, acquistata su Amazon, pertanto sotto in descrizione vi lascerò il link diretto per l'acquisto, modello K7 Smart Scan Tool, mamma mia che inglese, ma basta fare troppe chiacchiere e andiamo a fare subito l'unboxing. Ad aprirla e troviamo subito una bella cosetta, ovvero una bella custodia, valigetta per il trasporto. Qui non c'è niente, quindi la scatola via. Naturalmente, amici, non sto ad elencarvi le 135.000 funzioni che lei ha, tanto sotto in descrizione c'è il link, cliccate e andate a leggere la descrizione e vedete un po' cosa ha e cosa non ha. Comunque è come le tradizionali autodiagnosi, ha veramente tante funzioni, si può fare veramente tante cose. Niente, noi ora adesso andiamo a fare l'unboxing e vediamo che all'interno troviamo questo qui che va inserito nell'OBD dell'autovettura e poi senza cavo si interfaccia con l'autodiagnosi. Questo non ci serve. Questo è l'adattatore per l'alimentazione che si avvita qui nel trasformatore. Togliamo la presa estera, ce ne sono diverse estere, e andiamo a mettere quella italiana. Tanto basta premere il pulsantino qui, roteiamo, togliamo questo e andiamo ad inserire la presa italiana. Tac. All'interno cos'altro troviamo? Cavetto USB Type C. Guardate che bel cavetto, veramente bello. Poi rosso e nero sono colori spettacolari. Qui in questo quadratino troviamo il seriale e il codice per l'attivazione. Ma adesso andiamo ad accenderla e vediamo come funziona. Allora, la pellicola per il momento non la toglierei, poi vediamo, valutiamo. Qui c'è il tasto power per l'accensione, qui sul retro c'è la scheda con i dettagli del seriale, eccetera. Qui abbiamo una fotocamera, anche qui c'è una pellicola. Qui abbiamo questo sportellino in out, ovvero lui ci dice che la I a sinistra è l'ingresso Type C, che presumo sia per ricaricarlo perché ha una batteria all'interno. E ho output è una USB, che penso abbia anche la funzione sia per collegarlo al computer, magari per fare aggiornamenti o anche per semplicemente ricaricare uno smartphone, tablet. Avrà sicuramente la funzione di power bank, presumo. E niente, i materiali sono ben fatti. Qui ci sono due filetti, forse vendono qualcosa per poterlo fissare, qualche accessorio. Bella gommata, veramente solida. Bella bella, vabbè. Comunque accendiamola e vediamo cosa ci mostra. Ci mostra subito la scritta della King Bolen. Ho cambiato illuminazione perché la lampada dava noia. Allora amici, sono salito su in casa perché giù in garage, giustamente non avendo la wifi, non potevo attivare l'autodiagnosi. Quindi questo per dirvi che appunto si attiva solo con una rete wifi. Ecco qua, impostiamo la lingua, italiano già impostato, prossimo. E qui cercherà le reti wifi. La pellicola la devo togliere perché questo 2 dà noia. A meno che non venga via solo il 2, questo via adesivo sopra, vediamo un po', in teoria dovrebbe venirvi, perfetto, lasciamo un po' così, ora sistemiamo meglio. Quindi una volta impostata anche la wifi, qui ci chiede il fuso orario, gli diamo prossimo, questi vabbè vari contrattini, noi accettiamo tutto, se no non possiamo proseguire, gli diamo avanti, indirizzo email e password. Qui ci fa registrare se non siamo registrati, quindi gli diamo crea un profilo. Una volta impostata l'email, codice di attivazione che vi arriva tramite email e password, il passaggio successivo è questo, ovvero inserire il numero di serie e il codice di attivazione. Congratulazioni, il dispositivo è stato attivato successivamente. Diamo bene, qui vabbè per l'azienda, gli diamo salta. Perfetto, qui lui ci fa vedere che se facciamo in questo modo come sullo smartphone, andiamo ad aumentare o diminuire la luminosità ed il volume. Wifi, Bluetooth, lo snipping tool, fotocamera, eccetera, va bene. Scorre a sinistra, scorre a destra per tornare al livello precedente.
Ok, eccovi come si presenta. La home, non ci sono altre icone, quindi ci sono solo queste. Negozio, presumo che siano vari pacchetti che noi abbiamo con validità 22 aprile 2026. Sono tutti sì, con scadenza 2026. Indietro, OBD qui giustamente lui era a leggere, ma non è collegata alla macchina, quindi non troverà niente e comunque serve appunto per interfacciarsi con il nostro veicolo. Andiamo indietro. Ok. Non dimenticare di rimuovere il VC dal veicolo. Va bene, tanto noi non l'abbiamo collegato. Questa è la scansione. Automatico ha la funzione diagnosi automatica di auto search. Registrazione diagnostica storica e accesso rapido. Dimostrazione, OBD, stampa a controllo. Allora, ripristina. Ah, qui troviamo vari reset che possiamo fare. Vedete, tipo c'è l'airbag, il DPF. Vari sensori, quello dell'olio, le gomme, eccetera, eccetera. Informazioni sulla riparazione, cos'è? Chrome, Yahoo, calcolatrice. Ganzo. Come si fa a tornare indietro? Così. File manager, che ci sicuramente ci sarà la cartella con i vari file che noi andiamo a salvare. Consenti. Ah, vedete? Documenti, video. Ora qui all'interno della memoria non c'è niente. Alla fine è come un tablet. Non lo apro perché non c'è niente, la musica nemmeno. All phone storage 14 giga, vedete? 14 giga di memoria. Andiamo indietro. Indietro. Aggiorno. Oh, ecco qui. Guardate qui quanti aggiornamenti ci sono da fare. 78 aggiornamenti di software. Software aggiornati 48. Ora lo facciamo, vediamo qui a modulo cosa c'è. Ah, battery tester, vedete ci sono vari test della batteria, di avviamento, di salute della batteria, dello stato della batteria, il rapporto che probabilmente si può stampare o anche salvare, cioè appunto si può salvare e poi stampare, l'oscilloscopio. Inserisce lo oscilloscopio, quindi ci vuole solamente un accessorio a parte. Stampante. Ah, vedete, possiamo collegare una stampante. Videocampo D. La funzione TPMS non è ancora disponibile. È necessario collegare lo stick della pressione degli pneumatici al proprio account. Va bene, queste altre funzioni sicuramente serve qualche accessorio, qualche modulo, come lo dice anche la parola. Niente, qui troviamo file, la cartella con i vari file. Vedete, questo è quello che abbiamo fatto poco fa, si può stampare, fra l'altro io lo eliminerei, vediamo come si fa a eliminarlo. Modifica, selezioniamo, elimina, bene, ok, indietro, impostazioni, troviamo gli aggiornamenti. Cosa c'è? Aggiornamenti dell'app, browser, gestione clienti, informazioni da fare sono quelle che abbiamo saltato all'inizio, se vogliamo mettere il logo, il nome della regione sociale, eccetera, screenshot se lo vogliamo attivare, album di foto, vabbè, le varie impostazioni che hanno tutti i dispositivi, correzione del firmware, in caso di problemi di comunicazione fare clic, correzione firmware, ok. Schermo trasmissione, telecomando, va bene. Niente, io andrei impostazioni, gli darei un bel aggiorno. Eccovi, ci porta in automatico la schermata di aggiornamento che è la stessa che troviamo anche qui, aggiorna. E gli darei inizia tutto. Vedete? Lui sta già aggiornando. Eccovi, sono partiti i vari download. Quindi quando la acquistiamo, prima cosa da fare sono gli aggiornamenti, dopodiché andiamo a collegarla con l'autovettura e la testiamo. Allora amici, adesso il King Bullen l'andiamo a provare su una Fiat Panda Natural Power. Qui ho già inserito l'OBD, è già in funzione, si è accesa la spia. Questo sportellino qui basta svitare le due viti e viene via a incastro poi. Niente, andiamo ad accendere l'autodiagnosi. Il problema è che si presenta su questa Panda, adesso naturalmente va girato anche il quadro. È questa spia rossa sulla sinistra, vedete? Che fra l'altro lampeggia anche, però quando vado a mettere in moto comunque non rimane accesa, guardate.
Vedete? La fanda, ora le vuol fare a mano, non ha nessuna spia accesa, nessuna anomalia. Però spesso si accende la spia rossa del servosterzo. Quindi adesso cosa vado a fare? Vado a girare il quadro. Aspetto qui che si stabilizzi tutto. Perfetto. Adesso andiamo a dare qui sulla autodiagnosi una bella scansione. Gli do una scansione in automatica perché su questo modello di Panda non ho capito per quale motivo non legge il telaio, però su altre autovetture me l'ha letto. Gli do Fiat, lui emette il suonino, quindi vuol dire che è connesso tramite Bluetooth, infatti la spia è diventata blu. Gli diamo selezione manuale, Fiat, gli diamo Panda. Panda, tutto tranne il modello hanno sopracitato. È una Panda 169, scansione sistema, andiamo a scansionare tutto il sistema, quindi andiamo a comunicare con tutte le centraline della Panda. Qui ci dice si desidera eseguire la scansione del sistema automaticamente, gli diamo ok e lui inizia la scansione. Adesso, siccome ci starà un bel po', interrompo il video e riprendiamo appena qui arriva al 100%. Ecco fatto, adesso lui ha finito la scansione. Queste sono le varie centraline che lui ha trovato: ABS Bosch, sterzo elettrico, Delphi, quadro strumenti Marelli, body computer, airbag, iniezione. Ok, adesso io vado a selezionare ogni singola centralina. Partiamo con la prima. Gli diamo ok, leggere codice errore e vediamo se trova dei codici normale. Qui tutto verde, nessun errore. Passiamo alla centralina, quella di sotto, che dovrebbe essere quella che interessa a noi, infatti sterzo elettrico. Vediamo se c'è qualche errore anche qui. Ok, legge codice errore. Ecco qui, vedete? Qui ha trovato alcuni codici errori: C1002, C1004 e C1003. Sensore coppia motore posizione sterzo, alternatore e velocità. Ok, questi dopo andiamo a cancellarli. Adesso vado a fare la lettura anche dei codici errori di altre centraline. Quadro strumenti. Comunque vi dico che questa Panda non ha particolari errori se non quello sullo sterzo, servo sterzo che si accende di continuo. Body computer. Poi non è detto che se noi ora resettiamo gli errori il problema si risolve. Luci laterale guasto, lampada 5 watt assente. Ok, quindi qui ci dovrebbe essere una lampadina bruciata. Airbag. Il problema di queste macchine, le Fiat in questione, anche altri modelli, presentano un sensore qui all'interno del volante, qui va smontato tutto, un sensore quello tondo che appunto è del servo sterzo, che va sostituito. Se si accende continuamente la spia e non risolviamo con varie procedure, sicuramente quel sensore lì va sostituito. Ora, prima di smontare tutto, voglio provare a cancellare gli errori e vedere se risolvo. Qui da altri errori: tensione di alimentazione, unità di comando, innesco airbag conducente. Ok, quindi andremo a cancellare anche questi altri errori che comunque riguardano il cablaggio o l'elettronica, perché comunque il servo sterzo può dare problemi anche con sovralimentazioni, anche se la batteria ad esempio è un po' scarica, bisogna che ci sia sempre abbastanza corrente, ecco. Se non sbaglio questa è l'ultima. Andiamo a leggere i codici d'errore anche di questa, vediamo un po' se trova qualcosa. U7 rete HAN. Ok, quindi andiamo a cancellare gli errori dello sterzo, questa la seconda centralina. Selezioniamo, devo dire che King Bolen è abbastanza veloce. Cancellazione codici guasto, ok, selezioniamo. Sei sicuro di cancellare la memoria di guasto? Sì. Memoria guasti completato, ok. Se adesso vado a leggere codici di errore, in teoria non dovrebbe trovare niente. Perfetto. E questi li abbiamo cancellati. Adesso passiamo a cancellare anche gli altri errori. Ultima cosa, io andrei a fare un bel test veloce, così vediamo se è tutto a posto. Ed ecco qua, amici, che luci da tutte le spunte verdi. Se dovesse andare su sterzo elettrico Delphi, gli do la freccetta, gli do ok, legge codice errore,
Perfetto, non ci sono più anomalie. Niente, amici, adesso non ci resta che provare la panda in questi giorni e vedere un po' se abbiamo risolto il problema. Naturalmente, qui in questa sezione, se vado a dare cancella DTC, codice guasto, non trovate, non trova nessun codice guasto. Quindi abbiamo resettato tutto. Ottimo. Vi voglio far vedere altre delle tante funzioni che ha la King Boolean. Se noi ritorniamo sulla centralina dello sterzo, andiamo a leggere parametri, vado a selezionare angolo sterzata, gli do ok. Clicco qui, guardate, appena muovo il volante, vedete? Posso andare a vedere appunto i valori nella sterzata. Ecco, appena mi fermo, lui si stabilizza di nuovo. Vediamo cos'altro possiamo visualizzare. Spia avviso, gli do ok. Spia di avviso, off. Perfetto. Tensione batteria, gli do ok. 12,2 volt. Guardate, appena io muovo un po' il volante, cambia la tensione. Oppure se dovesse accendere le luci, vedete come si abbassa? Devo dire che è abbastanza intuitiva e molto veloce nella risposta. Guardate, appena muovo il volante, lui va a sfruttare la corrente, la batteria cambia subito il valore. Nonostante il Bluetooth, è molto reattivo. Quindi andiamo indietro, vediamo un po' cos'altro, cioè funzioni specifiche. Sostituzione gruppo unità di comando. Questo comando memorizza valori di calibrazione della coppia, sensori, posizione della memoria unità. Ok, ci dice di premesse per esecuzione e processo. Posizionare il veicolo su una superficie piana e ci siamo. Veicolo fermo e ci siamo. Girare il volante nella posizione centrale con le ruote. Ed è centrale. Non applicare aereo al volante. La procedura deve essere eseguita nel caso di sostituzione motore e gruppo unità a comando. Ok, io gli vado a dare comunque una calibrazione. Dopo l'invio del comando, spenge per circa 10 secondi per permettere all'unità di comando di memorizzare i valori di calibrazione, posizione e sensore di coppia. Gli do ok. Test avvenuto con successo. A questo punto spengo l'autovettura, stacco tutto e aspettiamo qualche secondo. E niente, amici, adesso abbiamo fatto proprio tutto. Abbiamo cancellato codici di errori sulle centraline, abbiamo fatto la calibrazione. Vediamo un po' se abbiamo risolto il problema. Qui vado a spengerla, gli do spegnimento. Devo dire che non è male questa autodiagnosi. Molto veloce, veramente, nonostante sia senza fili, è veramente veloce. Niente, amici, io come sempre spero il video vi sia piaciuto. Qualsiasi cosa scrivetela sotto nei commenti, se vi so aiutare vi rispondo. E se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale per i nuovi iscritti, attivando la campanellina, così sarete sempre aggiornati sui miei nuovi prossimi video che usciranno. E niente, sotto in descrizione trovate il link diretto per l'acquisto dell'autodiagnosi. Qui andiamo a togliere questo e andiamo a riposizionare tutto nella custodia. Ciao belli e alla prossima!